voluto realizzare fortemente questa giornata per molti motivi, anzitutto per consentire un momento anche di confronto, di conoscenza, soprattutto di inclusione per quanto riguarda i nuovi colleghi ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi che in questi ultimi tempi sono entrati nell'osservatorio. Ma poi è anche l'occasione per discutere di attività, di ricerca, di prospettive future. Vorremmo che questa giornata fosse un'occasione per parlare in maniera libera di quelli che sono i punti di forza naturalmente dell'osservatorio, che in questi ultimi anni credo si sia sviluppato, evoluto verso una forte multidisciplinarietà. I contenuti che sono raccolti nei circa 100 tra poster ed exhibit dimostrano come l'osservatorio sia certamente radicato fortemente nell'attività sismologica, ma abbia delle nuove e forti propaggini nella geodesia, nel telerilevamento, nella tecnologia, negli sviluppi dei laboratori multidisciplinari. Nella giornata ONT si parla anche di comunicazione, divulgazione e gestione delle emergenze. In questa parte abbiamo dei contributi realizzati anche dai colleghi di NGV Terremoti e in particolare vediamo i contributi relativi alle Story Maps e si parla appunto di storie di terremoti e maremoti raccontati attraverso l'informazione geografica, dei video, delle immagini particolari. In questi exhibit che abbiamo qua noi vediamo quello che è il futuro della sala operativa di monitoraggio sismico di Roma. Nello specifico un nuovo sistema software che si chiama Caravan, la cui interfaccia, diciamo, per quanto riguarda l'operatività dei turnisti, si chiama PFX. Questo prodotto serve a fare l'analisi degli eventi nel momento in cui un terremoto si verifica. Però questo sistema è molto più complesso. Diciamo, questo è il front-end, ma dietro abbiamo anche nuovi database, nuovi servizi web che servono a fare la condivisione dei dati e la comunicazione dei vari sottoprodotti con il database e con i sistemi di acquisizione. Progressivamente questi prodotti andranno a sostituire, a rimpiazzare quelli che attualmente si usano in sala operativa, che ormai sono abbastanza datati, sebbene comunque perfettamente funzionanti e perfettamente efficienti. È una giornata nel quale l'osservatorio mostra le attività che stanno andando avanti, le attività svolte e finalizzate nell'ultimo anno e con una serie di interventi e poster molto interessanti e stimolanti. L'Osservatorio Nazionale dei Terremoti si occupa della gestione di infrastrutture importanti di ricerca come le reti sismiche e geodetiche e ha effetto importante il servizio di sorveglianza H24 nel monitoraggio dell'intero territorio nazionale per il tema dei terremoti. È una giornata quindi importante nella quale si discuterà, si vedranno degli interessanti risultati ottenuti e si capirà come procedere per migliorare e per andare sempre più all'avanguardia nelle funzioni di monitoraggio del territorio. Nella sede di Rende ci occupiamo anche di monitoraggio di beni culturali, in particolare la sede è nata con questa prospettiva nell'ambito di un progetto nazionale. Ha sviluppato poi diciamo, queste capacità di intervenire sulle conoscenze per migliorare le conoscenze dei beni culturali sia da un punto di vista sismico ma anche attraverso diciamo, delle tecniche di telerilevamento prossimale come la scansione laser o altri tipi di queste misure. E in particolare nel poster abbiamo presentato un intervento che è stato fatto qui a Roma sulla famosa Villa Farnesina che ospita degli affreschi di Raffaello e che è soggetta a fenomeni di vibrazione dovute al traffico stradale e perciò che mette notevolmente a rischio appunto questi beni che sono i capolavori dell'arte. E quindi con diverse tecniche stiamo provando a capire innanzitutto gli effetti delle vibrazioni sulla villa e quindi sugli affreschi della villa ospita, ma anche a caratterizzarli, quindi qual è il loro stato di salute al momento attuale. Qui abbiamo alcune postazioni in cui il centro allerta tsunami fa vedere un po' come opera. E in particolare in questo monitor mostriamo la parte di allerta, di come facciamo l'allerta nella sala sismica e di come in questi 10 anni, perché ormai sono quasi 10 anni di attività del CAT, e come
abbiamo sviluppato modelli, come abbiamo sviluppato ricerche e come facciamo quotidianamente con l'aiuto dei turnisti e dei reperibili il servizio di sorveglianza. Inoltre abbiamo diversi poster sulla parte di tsunami, di ricerca e studio, che sono dislocati in varie zone qui di questo piano, in cui mostriamo meglio in dettaglio alcuni aspetti della ricerca. Per esempio qui ce n'è uno dove si mostra come faremo il forecast probabilistico degli tsunami, e ci sono altri sulla partecipazione a grandi progetti e alle infrastrutture di ricerca come EPOS e così via. Ci sono diversi approfondimenti con tanti dei nostri giovani dottorandi, assegnisti e ricercatori che illustrano il funzionamento di questo complesso sistema che è il Centro Allerta Tsunami. Nell'ambito dell'attività di ricerca e monitoraggio che svolge l'ONT, sono stati realizzati progetti nazionali ed europei per lo studio delle variazioni dell'aumento dei loro impatti sulle coste del Mediterraneo. Questa ricerca si è avvalsa delle tecniche consolidate all'interno dell'ONT, come le misure geodetiche, le misure e le osservazioni a terra dallo spazio, che ci permettono di studiare appunto la deformazione crostale che è necessaria per realizzare degli scenari di impatto di evento giallo marino, e quindi la realizzazione di mappe dettagliate su quello che sarà il futuro delle nostre coste.